desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Allora, buonasera a tutti, stiamo facendo un esperimento, cioè una rassegna stampa video partendo dalla rassegna stampa di Retuvasa, ottimamente realizzata dall'amico Francesco Bearsi insieme con altri Cristina Mataloni, Sara Deodati, Rocco Martufi, Vincenzo Landolina, Alberto Valeriani e Giulio Tirinelli. È la rassegna stampa di lunedì 14 febbraio 2011. Il primo articolo nel quale che troviamo su questa rassegna stampa riguarda una sentenza che c'è stata da parte del Tribunale di Frosinone riguardante la bolletta dell'acqua. Esatto, in pratica una utente aveva contestato ad Acea il fatto di dover pagare il minimo impegnato per un'abitazione disabitata. Il giudice di pace le aveva dato ragione, ma il Tribunale di Frosinone ha accolto il ricorso di Acea Ato 5 e quindi pare che si deve pagare, anche se non si consuma acqua, il minimo impegnato. Noi non conosciamo bene il contratto, per cui non possiamo commentare il merito della decisione. Certo, quindi la notizia successiva fa riferimento ad un incontro che si è tenuto questa mattina per parlare di aeroporto e interporto fra le associazioni imprenditoriali e il presidente della provincia Antonello Iannarilli. Beh, diciamo che dovremmo usare il condizionale, perché noi stiamo leggendo un dispaccio, un articolo di ieri in cui si dice che oggi ci sarebbe stata questa riunione. Diciamo che c'è stata questa riunione. Comunque, nel merito, qual era l'argomento di questa riunione? Appunto, l'aeroporto e l'interporto che da un po' di tempo viaggiano insieme, se ne parla sempre contemporaneamente, il che mi dovrebbe far pensare, se la logica ancora ha un senso, che l'aeroporto dovrebbe essere uno scalo merci, altrimenti perché parlare di aeroporto e interporto sempre insieme? Se è uno scalo merci, questo significa che il progetto iniziale di un aeroporto low cost dovrebbe essere stato abbandonato. Di questo non sono assolutamente certo, non vorrei che si stessero cercando sotterfugi per far digerire questa cosa a chi è contrario. Vorrei ricordare che il progetto di un secondo aeroporto per il Lazio è stato già assegnato alla provincia di Viterbo. Ah, sì. Che Aeroporti di Roma si è fatta avanti ultimamente con tutta la sua forza contrattuale per raddoppiare la pista di Fiumicino, che le previsioni di aumento del traffico aereo insomma si stanno rivelando quantomeno sovrastimate. E infine, a proposito dell'interporto, ricordiamo a chi ci ascolta che si parla di interporto da 20 anni, di fatto si è operato uno sbancamento poco più. Sono stati spesi diversi milioni di euro, credo una decina in questi anni. Nel frattempo un privato ha realizzato una struttura analoga e a pensar male uno potrebbe sospettare che la vera ragione di tutto ciò, o quantomeno una delle ragioni, sia anche quella di garantire gli stipendi per quelli che fanno parte dei consigli di amministrazione delle due società. Bene, passiamo avanti e andiamo a parlare di un tema che in questi giorni sta appassionando molto tutti. Ed è il blocco totale del traffico che viene attuato qui a Frosinone come misura contro gli sforamenti, contro il PM10. Quindi a Frosinone da sempre si adotta proprio la misura del blocco totale, e fino adesso, a parte qualche malumore, a parte qualche protesta isolata, non era stata contestata ufficialmente come in questa occasione. Il nuovo comandante dei vigili urbani Del Vino, Francesco Del Vino, sì. Esatto, finalmente abbiamo un comandante dei vigili urbani
dopo la nota vicenda dell'ex comandante Massimiliano Mancini. Sì. Vabbè. E, cosa dire? Beh, innanzitutto che questa scelta, la scelta insomma di Raffa di un blocco totale, penalizza quelli che hanno investito del denaro per acquistare delle macchine nuove e quindi non toglie ogni ragione a un cittadino che voglia attrezzarsi, cambiare la vecchia macchina, quindi è, come dire, controproducente. L'atteggiamento così, come dire, radicale di Raffa, tra l'altro, a mio parere, contrasta un po' con alcune sue scelte politiche del passato, perché io potrei capire un simile rigore se Raffa fosse un ambientalista duro e puro, e invece in passato ha approvato piani di espansione urbanistica qui a Frosinone non secondari, non di poco impatto. Stiamo parlando di 1,5 milioni di metri cubi votati un anno e mezzo fa, che equivalgono a 4.000 appartamenti, cioè quantomeno ad 8.000 nuovi abitanti per Frosinone, e tenendo conto del rapporto fra automobili e abitanti significa altre 6.000 macchine che girano in città. E io credo che valga per la zona di Frosinone, Ceccano, Alatri, Ferentino, quello che succede a volte in alcuni giardini dove le foglie spinte dal vento finiscono con l'ammucchiarsi sempre negli stessi posti, no? Se questa è la situazione del territorio, c'è poco da fare, dobbiamo rassegnarci, non puntare più sulla crescita della popolazione, perché questo significa crescita dell'impatto antropico. Certo, se la dinamica dei fluidi è contraria, è nemica della città di Frosinone, dobbiamo rassegnarci. Prendere atto di questo e basta. Però Del Vino, appunto, non ha espresso una sua opinione personale o, diciamo, opportunistica. Addirittura sostiene, ecco qui, fallo tu con il mouse, addirittura sostiene che il testo dell'ordinanza contravviene alle leggi in vigore, quindi comunque ci sarà, è venuto animato da volontà di affermare la sua personalità, sì, il questo, nuovo, diciamo, comandante. È l'aspetto tecnico della, sì, polemica fra, che poi in realtà non è tanto tra il nuovo comandante e Raffa, il nuovo comandante, diciamo, ha dato il suo parere tecnico, la polemica è politica ed è interna alla giunta, perché chi contesta le scelte di Raffa è in realtà l'assessore Ciotoli. Bene, andiamo avanti alla successiva notizia. Beh, ancora si parla dello stesso argomento, però riferito a Ceccano. Riferito a Ceccano. La notizia successiva è lo stesso, sempre. Su Frosinone, più gente a piedi, meno automobili, di Laura Collinolli sulla provincia. Oh, soltanto che in questo articolo poi si parla anche di una pagina Facebook che è stata creata, no? Se non, sì, se si non parla, sbaglio. Si parla del fatto che diciamo, le proteste corrono sul web. No, è la notizia successiva. Perché tutte e due dalla provincia, ecco perché. Esatto, esatto, sì. La notizia, sì, successiva, sì, ci informa del fatto che gruppi Facebook si sono attivati e che su un sito www, che poi è sempre della provincia, è la versione online della provincia, esatto, di è il più sito che ospita la versione online della provincia, sì, quotidiano, e molte persone si sono risentite per questo blocco del traffico totale che evidentemente crea più di qualche problema. Vediamo Ferentino, zona rossa, divieto di transito il mercoledì. Quindi a Ferentino non si potrà andare il mercoledì in macchina. E poi l'ultima notizia che ha riportata oggi riguarda invece il problema dell'abbandono dei rifiuti sul territorio. Che dire, non so se è vero, lì è attivo il servizio di raccolta degli ingombranti. Se così fosse, saremmo veramente di fronte a un comportamento non solo incivile ma anche assolutamente ingiustificato. Devo dire però che questo comportamento di abbandonare i rifiuti non è praticato dai cittadini soltanto quando hanno degli ingombranti di cui non sanno come liberarsi, è un po' un abito mentale, perché è cosa comune vedere dei finestrini di automobili che si aprono e fazzoletti di carta, cartocci di sigarette che vengono buttati fuori
come se niente fosse. Evidentemente 40, 50 anni, 60 anni di vita nella società industriale non hanno insegnato nulla alla cittadinanza. Non è più come una volta che se si buttava un torsolo di mela questo era biodegradabile. Ormai dovremmo aver imparato che ogni cosa che gettiamo in luoghi impropri ce la ritroviamo poi quantomeno come degrado ambientale e paesaggistico anche, no? Vabbè, soltanto che gli automobilisti di passaggio semplicemente lo buttano lontano da casa loro, senza pensare che forse poi altri automobilisti di passaggio, quando passano vicino a casa loro, fanno lo stesso. Comunque, tu prima ti ponevi la questione dei rifiuti ingombranti, ecco, se metti in evidenza questo passaggio qua, l'articolista, che poi sarebbe Laura, ah no, Nicoletta Fini, ci tiene invece a far sapere che c'è il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e che c'è anche un numero verde e nell'articolo viene ribadito che il servizio è assolutamente gratuito, quindi è bene che tutti quanti che Lo ne sappiano. facciano uso. Bene, credo che abbiamo finito. No, c'è un comunicato stampa ancora, comunicato stampa che riguarda il problema del personale del nuovo ospedale Spaziani, Fabrizio Spaziani. È un tema che era stato aperto anche prima che dell'apertura del nuovo ospedale, anzi, quando intervistammo la dottoressa Costantini, avemmo quasi la sensazione che venisse agitato come elemento di pressione, il ritardo nell'apertura dell'ospedale proprio per favorire l'assunzione di nuovo personale. Io credo che abbiano ragione le associazioni, i sindacati che protestano, non fosse altro che per il fatto che da un po' di tempo a questa parte le istituzioni vengono prese in difetto, molto spesso in questo paese, non soltanto qui a Frosinone. Beh, perché la preoccupazione principale dallo Stato centrale alle amministrazioni più piccole è soltanto una, quella di tagliare, Esatto, di risparmiare perché. risparmiare, quindi diciamo che non è adesso una rassegna stampa locale la sede per aprire un dibattito più vasto, però insomma non può essere questo qua il modo di. Sicuramente ci stanno degli sprechi nei servizi forniti dagli enti pubblici, però diciamo che quando poi si taglia, si creano sicuramente dei disservizi. E beh, questa non è una cosa che potrà continuare a lungo, perché tra un mesetto Francia e Germania ci imporranno dei vincoli di bilancio molto forti, per cui dovremo scegliere, l'alternativa sarà secca: o veramente andiamo a tagliare gli sprechi, oppure tagliamo i servizi e dovremo rassegnarci a vivere come un paese del terzo o quarto mondo. Ma gli sprechi lo sappiamo quali sono, cominciando dagli sprechi più grossi. E il primo spreco è Sì. le province, non inteso come quotidiano la provincia, non parliamo della. Diciamo i costi della Esatto, politica. i costi della politica, però già diciamo che è una bella sforbiciata, se già come sta scritto nei programmi elettorali di molti partiti, anche di centrodestra, no? Che Certo. appunto che portavano avanti l'abolizione delle province, se già intanto si adottasse questa misura, un bel risparmio ci sarebbe. E beh, speriamo, adesso si torna al voto presto, speriamo che si riesca a formare una maggioranza senza il partito del Caimano e senza diciamo, il sostegno della Lega, che è l'unico partito che ancora difende le province. A quel punto gli altri partiti, se neanche loro aboliscono le province, beh, a quel punto forse non ci resterà altro da fare che prendere i forconi, eh? E certo, seguire l'esempio della Tunisia, dell'Egitto e a quanto pare anche adesso dell'Iran. Ma è tutto il Mediterraneo che è in fiamme, e secondo me il prossimo paese potrebbe essere l'Italia, Appunto. specialmente se i vincoli di bilancio che ci chiedono Francia e Germania dovranno essere realmente applicati. Vabbè, io direi di porre termine a questa nostra rassegna stampa, diciamo sperimentale. E Di salutare di tutti. salutare tutti chiedendoci insomma di essere benevoli perché appunto È la prima è la volta. prima volta e onestamente non abbiamo neanche letto molto bene prima gli articoli, quindi magari se non siamo stati soddisfacenti la prossima volta speriamo di esserlo di più. Vai. Allora vado a prendere il cavello.